Una riorganizzazione che sta procedendo sui binari previsti per Banca Carige, che a margine della presentazione dell'app che consente di trasferire denaro via telefono, ribadisce attraverso il suo presidente quali sono ora le priorità del gruppo. Ma il processo che si è avviato ieri di fusione è un processo che è contenuto nel piano industriale che abbiamo presentato, è sicuramente in linea con un processo di razionalizzazione che è anche spinto dalle autorità di vigilanza, sia la BCE che la Banca d'Italia, e soprattutto corrisponde ad un'esigenza di razionalizzazione che sta dando i risultati che voi ben conoscete. Questo non significa che da parte nostra si voglia abbandonare i territori di Savona e di Carrara, perché continueremo a servirli predisponendo dei presidi tecnici e commerciali che possano servire al meglio il territorio come già attualmente stiamo facendo. Prossimo futuro stiamo lavorando sempre sull'aspetto su cui oggi siamo concentrati, che è quello di cercare di aumentare la redditività della banca, che ovviamente ha scontato questi anni di difficoltà, ma su questo sono abbastanza fiducioso che nel corso dei prossimi mesi, anni avremo dei buoni risultati. Ovviamente, come siamo sempre stati, siamo a disposizione di tutte le istituzioni, a maggior ragione di quella regionale. Credo che l'aspetto che dovrebbe essere maggiormente spinto è il discorso delle infrastrutture, in quanto noi riteniamo che la Liguria debba collegarsi con le regioni economicamente più forti italiane, Lombardia, Piemonte, e ovviamente questo porterebbe anche dei benefici alla banca. Priorità per la Liguria senza dimenticare il ruolo di Carige Italia. Noi abbiamo sempre detto che la Liguria è il mercato principale, ma questo non significa che non ci si voglia espandere, come dicevo prima, nelle aree economiche regionali più importanti, quindi Lombardia. D'altronde, fuori Liguria abbiamo Banca Carige Italia, che ha proprio lo scopo di concentrarsi in una politica commerciale riferita ai territori e alle regioni extra Liguria. Castelbarco concorda con la proposta dei governatori di centrodestra di avvicinare sempre di più la Liguria con la Lombardia e il Veneto, ma non solo. Essendo mezzo lombardo, ovviamente la condivido al 100%. A parte le battute, ritengo che la Liguria possa giocare un ruolo importante nel futuro se si collega con le regioni limitrofe che hanno delle economie forti. Guardate, il fatto dell'alta velocità ha cambiato completamente gli usi e i costumi. Se voi andate a Milano alla stazione di Porta Garibaldi al mattino, quando arriva il Frecciarossa da Torino, vedete quanta gente viene da Torino per lavorare a Milano. Quindi questo aspetto è un aspetto estremamente importante. Ovviamente, se avessimo un collegamento veloce con Milano, io credo che molti milanesi verrebbero magari a stare anche a Genova. Quindi ci sarebbe una ripresa del mercato immobiliare, ci sarebbe un innesto culturale di persone che la vedono in maniera diversa, quindi la città e la regione ne avrebbero grande beneficio. La nuova app consente di trasferire denaro in tempo reale. È un prodotto innovativo perché parliamo della possibilità per un cliente di trasferire denaro da persona a persona, quindi da conto corrente a conto corrente, in tempo reale. Quindi sappiamo tutti noi che per trasferire del denaro dobbiamo fare un bonifico oggi e attendere i tempi tecnici di trasferimento. Domani, in pochi secondi, attraverso una piattaforma costruita e gestita da SIA, a cui noi abbiamo partecipato insieme a un gruppo di altre banche, sarà possibile ottenere questo trasferimento in un attimo. Questa piattaforma si chiama Jiffy, proprio perché è il termine inglese per dire attimo. Stiamo trattando di un'innovazione reale, vera, perché fino ad oggi naturalmente non eravamo in grado di poter utilizzare la tecnologia fino a questo punto, ma stiamo parlando anche di un'innovazione reale proprio nei comportamenti delle persone, perché domani potremo utilizzare questa tecnologia e sostituirla al denaro contante, quindi non sarà più necessario mettere i soldi e cercare gli spiccioli piuttosto che la banconota, ma automaticamente con pochi clic potremmo pagare la pizza insieme agli amici, partecipare all'acquisto di un regalo, piuttosto che tante altre operazioni che oggi effettuiamo sostanzialmente mettendo le mani in tasca.
Per il momento non sono previste commissioni sulle operazioni di questo tipo. L'operazione fino alla fine dell'anno è assolutamente gratuito. E poi naturalmente decideremo anche in funzione naturalmente del successo di questa iniziativa che ci vede partecipare, come dicevo, e ci tengo a precisare insieme a tanti altri competitori di sistema che partiranno, in questo caso un po' dopo di noi, ma comunque parteciperanno. Stiamo parlando di una copertura dell'80% del mercato, quindi importante, e naturalmente in relazione a questo poi decideremo. Si tratterà comunque veramente di una commissione molto molto marginale. Per adesso è assolutamente gratuita. Noi sfrutteremo la rubrica telefonica, non sarà più necessario ricordare questo malefico, brutto, terribile, non si può dire qualcosa di altro, codice IBAN. Il codice IBAN non sarà più necessario ricordarlo, basterà cliccare sul numero di telefono associato naturalmente al servizio e attraverso quel numero di telefono trasferire denaro.